Ciao a tutti da streamard.com. Quest'oggi andiamo a fare un unboxing e una piccola presentazione della nuova Asus R9 390X Strix. Partiamo dall'analisi della confezione e come possiamo vedere sulla parte frontale abbiamo una grande immagine del gufo tipico della serie Strix. Abbiamo il logo Asus, il nome della serie e il nome della scheda e più in basso alcune caratteristiche che riguardano la scheda. Sulla parte superiore invece abbiamo alcune altre caratteristiche come 8 GB di RAM, questa scheda presenta un overclock di fabbrica, eccetera. Mentre nella parte posteriore abbiamo diverse didascalie che ci spiegano le caratteristiche della scheda stessa, abbiamo le specifiche riportate più in basso e le varie uscite video, 3 DisplayPort, un HDMI e una DVI. Di fianco abbiamo le varie certificazioni del prodotto e qui in alto abbiamo una cosa molto importante che sono i 3 anni di garanzia della scheda, 2 anni verso il presso il negozio e 1 anno verso Asus, l'anno ulteriore, il terzo anno. Aprendo la confezione, troviamo la classica confezione ulteriore in colore nero, che a differenza delle altre si caratterizza per il logo Strix invece del logo dorato Asus. Il logo dorato Asus li ritroviamo sulla confezione degli accessori. Mettiamo un attimo da parte, al di sotto di questa protezione di spugna troviamo la scheda imballata all'interno di questa busta. La mettiamo da parte. Vediamo il bundle che accompagna questa scheda. Allora abbiamo questo piccolo adesivo con il logo Strix, abbiamo CD driver, manuale di installazione rapido e un adattatore 2 6 pin a 1 8 pin nel caso in cui il nostro alimentatore non è provvisto di questo 8 pin per la scheda grafica. Vediamo la scheda dalla busta. Come possiamo vedere, questa scheda è caratterizzata dalla classica colorazione Asus nero-rossa e arricchita però anche da alcuni inserti in argento. E a differenza della 290X, che è il modello precedente rispetto a questa, ma questa è semplicemente un rebrand dove sono cambiate solo piccole cose, questa scheda presenta un distributore rinnovato con 3 ventole. Da 80 mm, ma possiamo dire che questo upgrade non ha sortito un netto miglioramento rispetto al 90X, infatti si raggiungono senza problemi i 90 gradi in gaming, una temperatura davvero troppo alta. Queste ventole vanno a raffreddare i radiatori in alluminio posto al di sotto, che presenta 4 e 5 heatpipes, 4 nella parte inferiore di dimensioni molto generose e una sulla parte superiore. Nella parte inferiore quindi abbiamo queste 4 heatpipes. Vediamo inoltre, se riesco a farvelo vedere, questa placchetta che serve per raffreddare i VRM. Abbiamo le RAM di si possono intravedere qui, sono 8 GB GDDR5 di marca Hynix, quindi non Samsung, che sono più avvezze all'overclock. Abbiamo il connettore PCI Express 3.0, mentre nella parte superiore cosa abbiamo? Abbiamo il prolungamento della cover, che è in plastica, invece l'avremmo preferita in metallo, dato il prezzo di questa scheda. Abbiamo questo inserto rosso con il logo Strix che si illumina di bianco a intermittenza quando la scheda è in funzione. Abbiamo l'heatpipe, abbiamo questa placchetta in metallo che serve a dare maggiore rigidità alla scheda, questa qui. E abbiamo i due connettori di alimentazione, un 6 pin e un 8 pin. Mentre nella parte posteriore, cosa abbiamo? Abbiamo questo bellissimo backplate in alluminio spazzolato di colore nero con il logo Strix e il logo Asus e un'altra volta il nome Strix.
Vediamo inoltre che il PCB si estende di qualche centimetro oltre in altezza, oltre le dimensioni standard, il dissipatore è ancora di più, quindi dobbiamo verificare che questa scheda entri in altezza nel nostro case. Almeno nel nostro modello non è presente il bollino di garanzia sulle viti posteriori, ma sappiamo che Asus, forse perché questo è un sample da recensione, ma nel modello retail sicuramente troveremo il bollino, quindi non potremo cambiare pasta termica, dissipatore, eccetera, e liquidare la scheda senza perdere la garanzia. Qui sotto, difficile da intravedere, abbiamo due LED di colore diverso, uno rosso e uno bianco. Rosso se l'alimentazione non è corretta e bianco se l'alimentazione è corretta. Poi abbiamo, infine, possiamo vedere tranquillamente che il PCB finisce in questo punto e il dissipatore si allunga per altri 4 cm. Quindi anche in lunghezza questa scheda dobbiamo verificare che entri senza problemi nel nostro case. Per quanto riguarda infine le uscite video, abbiamo 3 DisplayPort, un HDMI 2.0 e una DVI. Inoltre abbiamo le prese d'aria per il raffreddamento. Parliamo un po' di specifiche tecniche di questa scheda. Allora, sappiamo principalmente che è un rebrand del modello 290X. Cambiano alcuni aspetti che sono la memoria, le RAM, che passano da 4 a 8 GB, le frequenze che passano da 1050 a 1070 in gaming mode e 1090 in OC mode. Inoltre, la frequenza delle memorie passa da 5000 MHz a 6000 MHz. Per l'altro le specifiche sono identiche. Quindi per questo video unboxing, questa video d'anteprima è davvero tutto e vi rimandiamo ai prossimi video unboxing. Dallo staff di Estremando un saluto e ciao!